Ben ritrovati con le notizie da Venezia. Si è ufficialmente aperto questa mattina il Salone Nautico di Venezia con la cerimonia di inaugurazione e la presenza della Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. A mezzogiorno l'inaugurazione si è poi conclusa con il sorvolo della pattuglia acrobatica delle frecce tricolori. Il Salone Nautico si tratta di un vero e proprio festival, un evento internazionale che sarà ospitato a Venezia dal 18 al 23 giugno, dedicato tutto alla nautica. Si tiene negli spazi dell'arsenale ed è come dire l'arte navale torna a casa, perché l'arsenale è il simbolo della città lagunare dove per secoli sono state costruite le navi della Repubblica Serenissima. Lungo le imbacchine si trovano esposte le imbarcazioni dei principali cantieri italiani e anche quelli esteri. All'interno delle tese trovano poi posto gli accessori, gli impianti, i motori e tutta l'attrezzatura per la nautica. Esposti anche i mezzi delle forze dell'ordine civili e militari, comprese alcune navi. Ed è inoltre possibile anche visitare il sommergibile Enrico Dandolo. Si può anche poi fare un salto in terraferma perché molti sono gli eventi collaterali dai concerti agli spettacoli. Ma sentiamo la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. Il Salone Nautico che oggi si inaugura è una nuova straordinaria occasione di sviluppo economico e anche di carattere culturale, perché ci sono imbarcazioni di grande originalità e qualità che si pongono in una linea tra innovazione e tradizione, perché questo significa nuovi posti di lavoro, perché questo ancora significa un'attrazione incredibile. Dal punto di vista turistico e a livello internazionale. E poi bisogna dire che questa formula, che a me è molto piaciuta, molto suggestiva di questo slogan, a Venezia venite in barca con le famiglie, voi e le vostre famiglie, la trovo bellissima perché riassume questo rapporto che Venezia ha col mare nella sua tradizione, ma anche un rapporto che si proietta verso il futuro. Lo trovo straordinario. Io penso che con un po' di buona volontà tutte le polemiche possono essere sopite. L'importante è riuscire ad avere in mente quello che è l'interesse di Venezia, dell'Italia e del mondo, perché Venezia è un patrimonio universale, quindi è necessario che ci sieda intorno a un tavolo e si ragioni su questa meravigliosa città, unica al mondo. È un nostro vanto. Venezia, dove entrano le grandi navi da crociera, ma anche Venezia che trasforma il tipico motoscafo della flotta del comune veneziano in una imbarcazione ibrida, un orientamento quindi che va verso una navigazione ecosostenibile e quindi una navigazione green. Ieri il sindaco Luigi Brugnaro ha presenziato la consegna della prima imbarcazione ibrida. Può passare velocemente dalla propulsione elettrica a quella tradizionale a diesel a seconda della necessità. Quando naviga a diesel, il motore elettrico si ricarica. Un obiettivo, quello del sindaco, rendere ibride tutte le imbarcazioni. Il sistema si chiama Transfluid e può essere montato sia sulle imbarcazioni nuove che su quelle già esistenti, e il costo è di 20-25 mila euro. Con il nuovo regolamento di polizia e sicurezza approvato ieri dalla giunta veneziana, le sanzioni sono sicuramente inasprite. 350 euro di multa, oltre a 100 euro aggiuntivi per l'ordine di allontanamento, a chi festeggerà a Venezia con il tour alcolici oppure addio al celibato, al nubilato. Da 250 euro, oltre a 100 euro per il daspo urbano, invece, a chi circola con carretti a mano per il trasporto di cose non a norma. 350 euro più altri 100 per l'ordine invece di allontanamento a chi svolge attività artistiche allo scopo di raccogliere denaro. E poi ancora 350 euro a chi sporca, 200 euro ai proprietari degli immobili che non mantengono ordinati i giardini
e le aree verdi. 250 euro di multa anche a chi gira per la città a torso nudo. Per tutti poi il DASPO urbano. Diversi sono gli agenti della polizia locale presenti nei punti turistici più strategici della città, come ad esempio in piazza San Marco, e certo non si fa sconto a nessuno. Malgrado poi i controlli di polizia e dei militari, sono però ancora tanti i borseggi o i tentativi di borseggio, perciò si raccomanda la massima attenzione a zaini e borse. Adesso passiamo alla cronaca. Un uomo di nazionalità tunisina ha aggredito a Mestre prima l'autista del trasporto pubblico e poi, che tra l'altro aveva anche tentato di rapinare, e poi gli agenti delle volanti. Alla fine è stato però arrestato il tunisino, si è tolto la maglietta con fare provocatorio dicendo agli agenti di lasciarlo andare oppure di ucciderlo. Si è scagliato anche violentemente contro un agente colpendolo al viso. Anche nell'auto di servizio il giovane tunisino ha dato in escandescenza e poi in questura ha sputato contro chiunque gli capitasse vicino. Portato in ospedale, anche lì ha avuto un comportamento aggressivo. Aveva già alle spalle un foglio di via, il giudice del Tribunale di Venezia l'ha condannato a 2 anni e 2 mesi di carcere e a 440 euro di multa, pena però sospesa con conseguente immediata scarcerazione e foglio di via. E ieri mattina sempre un uomo senza fissa dimora ha cercato di salire su un vaporetto all'imbarcadero di Piazzale Roma e è però finito in acqua perché è saltato malgrado il mezzo fosse già avviato alla partenza. L'uomo è stato recuperato da 2 carabinieri fuori servizio e dal personale ACTV con delle funi e grazie poi anche ad un'imbarcazione della Veritas. Sul posto l'ambulanza, ma l'uomo ha rifiutato le cure. Ed è invece morto il fotografo veneziano Alex Ruffini, lottava contro un brutto male che ieri se l'è portato via. 2 grandi passioni erano coltivate da Alex, la fotografia e il rock and roll, e ne aveva fatto una professione. Aveva 51 anni e la sua fama di fotografo era ormai diventata internazionale. Aveva immortalato i grandi nomi del rock come Alice Cooper e i Kiss. Era anche attivo nell'organizzazione di eventi per aiutare la ricerca contro il cancro. E passiamo infine alla pagina sportiva, il basket. Ieri sera al Taliercio la Reyer Venezia ha sonoramente battuto i sardi della Dinamo Sassari per 78 a 65. E coach Gianmarco Pozzecco di Sassari, che sarà anche abituato a non piangere, non è riuscito però a trattenere le parole in conferenza stampa dopo la partita. Parole dure, le sue, uno sfogo personale che in qualche modo però tira in ballo anche le dichiarazioni dei coach Walter De Raffaele e della Reyer in merito all'iniquità in termini di tiri liberi tra le 2 squadre nella serie. E sempre Pozzecco gli dice anche di non lamentarsi, in realtà si lamenta anche del Taliercio. Un catino dice e spera di perdere la prossima partita. Io non piango, non piango. Sono da quando ho 4 anni in questo sport. Non piango, non piango. Abbiamo perso, non fa niente. L'unica cosa che chiedo, esigo che i miei giocatori non si facciano male, perché lì divento una bestia. Perché sono miei figli. Viviamo un mondo di merda, ragazzi. Viviamo un mondo di merda. L'ultima cosa. Avete visto Venezia. Venezia Trento, l'avete visto, no? Giochiamo in un catino. E cosa faccio? E non mi lamento. Però almeno non rompeteci coglioni. Siamo zitti tutti. Non mi sono lamentato. Qua dentro non si può giocare a pallacanestro. Una finale non si può giocare a pallacanestro qua dentro. Sapete perché tiriamo più tiri liberi? Perché sono 4 mesi che andiamo sempre in aria.
quattro mesi che andiamo sempre in aria. Ains ha tirato 14 tiri da tre punti, noi tutti insieme 17. Allora lasciatemi in pace, lasciatemi in pace, e vi dico l'unica cosa che mi dispiace: non me ne frega un cazzo di vincere o perdere lo scudetto, non me ne frega niente. Mi dispiace di fare questa scenata qua con una sconfitta, perché non voglio che ci sia uno di voi che si permetta di scrivere che io sono incazzato per la partita. Non me ne frega un cazzo, volete che dica? L'unica cosa che adesso andare in spogliatoio da Stefano Gentile, che è disteso con una coscia così, devo farlo io. E spero solo una cosa, di perdere anche la prossima. Con questo abbiamo concluso, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento qui nel nostro canale e con i nostri programmi. Grazie, arrivederci.